come nasce un rullo, uno smart trainer moderno? Negli ultimi mesi, negli ultimi anni, l'allenamento indoor ha subito una grande evoluzione, soprattutto dopo la pandemia, sia in termini di utenti che si allenano oggi in casa, indoor, ma anche in termini proprio di evoluzione tecnica della strumentazione dei device. E oggi in questo video andiamo proprio a vedere come nasce un rullo moderno. Lo faremo con Gaetano Mercante, che è responsabile di ricerca e sviluppo di Elite. Prima di entrare proprio nella parte tecnica, Gaetano, ti chiedo velocemente un po' quanto e come è cambiato, diciamo, il rullo nell'arco del tempo e quanto è diventato più complesso. Beh, sicuramente che sono cambiati, ci sono state un po' tre famiglie: i roller, quelli che hanno cominciato all'inizio, poi i wheel-on, quelli che hanno appunto la bicicletta tiene la ruota e quindi si appoggia sul lino, e direct drive, in cui la ruota viene tolta e la bicicletta si monta direttamente sul rullo in sé. E parliamo, diciamo, di wheel-on in metà anni 90, giusto? Circa. Esatto, e a circa, cos'è, all'inizio degli anni 2010 sono arrivati i direct drive. I primi direct drive. Poi... Dopo c'è stata tutta l'evoluzione, l'interattività e tutto quello che ormai conosciamo. E io da utente ti dico, un rullo di oggi lo vedo come un qualcosa di abbastanza complesso anche per tutta la parte elettronica, quindi ti chiedo, la parte ricerca e sviluppo, quindi la parte progettazione oggi, quanto è importante e come è cambiata magari rispetto a qualche anno fa? Beh, chiaramente è cambiata, ci sono vari aspetti, diciamo che ci sono anche delle esigenze diverse, quindi devono essere precisi, devono essere silenziosi, e quindi anche noi abbiamo cambiato il modo di progettare, ci sono degli strumenti che ci permettono di essere migliori, software piuttosto che attrezzature, e quindi anche tutto l'ufficio tecnico va dietro a queste esigenze ed si è evoluto nel tempo. E senti, come è strutturata questa fase di progettazione? Mi dicevi prima si parte da dei feedback magari di altri prodotti e poi si va, esatto. Riceviamo delle caratteristiche che sono richieste per la nuova versione di un rullo nuovo, e quindi noi con i ragazzi dell'ufficio tecnico ci troviamo, facciamo una sessione, quella di brainstorming, e cominciamo a fare una serie di valutazioni su come raggiungere queste esigenze o magari anche fare di più. Una volta che abbiamo fatto questa fase, ci mettiamo proprio concretamente a cercare di capire se e come queste idee che ci sono venute si possono fare, facciamo dei prototipi, facciamo delle simulazioni, e quelle idee che effettivamente arrivano, diciamo, superano questa fase, sono quelle che poi arrivano nella progettazione vera e propria. A questo punto, chiaramente, sapendo come si possono fare è fregolette facile, anche se le complicazioni sono sempre dietro l'angolo, anche perché poi teniamo conto del design, sapete che noi ci teniamo, e dopo alla fine si fanno le attrezzature, gli stampi, e si va in preproduzione, e dopodiché, se tutto va liscio, si arriva sul mercato. Ok, quindi prima di entrare proprio nella produzione in serie viene fatto, cioè, dei modelli che predefinitivi. Dei prototipi su cui andiamo a pedalare, e qua ci sono dei ragazzi che ci aiutano, abbiamo delle attrezzature con cui facciamo tutta una serie di test per capire se nel tempo anche il rullo resiste. Di solito facciamo parecchie ore, test vita, con tutta una serie di meccanismi, anche con potenze molto elevate, un po' per verificare la sostenibilità del prodotto nel tempo, e dopo, se tutto va bene, come dicevo prima, andiamo in produzione. E questa fase, diciamo, prima di entrare in produzione, quanto può durare in media? Allora, diciamo, il processo di sviluppo dura anche meno di un anno, diciamo, se il rullo non ha particolari caratteristiche. Le fasi di test vengono fatte durante la progettazione, quindi in varie fasi di progettazione noi facciamo tutta una serie di test, quindi non è che arriviamo a fare un test solo alla fine. Noi arriviamo alla fine che abbiamo già una ragionevole certezza che tutto funzioni bene. Okay. E quindi viene testato durante, diciamo, il ciclo di sviluppo. Ok, perfetto. Adesso allora ci spostiamo nel reparto, diciamo, produzione, allestimento del rullo, così andiamo a vedere proprio come viene fisicamente costruito. Ci siamo spostati nel reparto produzione e assemblaggio, dove tutti i componenti del rullo vengono montati a mano per ottenere il prodotto finito. Componenti che per oltre il 90% sono realizzati in Italia. Noi adesso, Gaetano, andremo a vedere come vengono montati, come sono fatti. Quelli che mi dicevi sono le quattro parti che rappresentano il cuore del rullo, cioè il misuratore di potenza, laddove c'è un misuratore di potenza integrato,
il sistema frenante, la scheda elettronica e il volano. Quindi primo componente montato è proprio sul case, è proprio il misuratore, il sensore di potenza. Sì, questo è, diciamo, il cuore del sensore, è il perno su cui viene assemblato, da una parte il volano, dall'altra parte c'è la cinghia che arriva. Vedete questa parte centrale che è scaricata, perché è proprio qua che vogliamo che ci sia una torsione quando c'è applicata una coppia. Essendo fatto più piccolo, si scarica tutto qua, e quindi questo è l'elemento, proprio il cuore. Questo che materiale è? Questo è un acciaio speciale, un po' un segreto, perché sta appunto nella, sì, è chiaramente nella miscela che c'è un po' di know-how. Dopo vengono messe queste serie di alette, uno da una parte bloccato, collegato su un esterno, uno collegato con l'altro esterno, e quindi si muoveranno l'una rispetto all'altra in funzione di quanto si torce. Questa, cosa succede? Quindi queste due serie di alette si muovono, ok? E con un piccolo fotodiodo noi misuriamo il ritardo tra l'una aletta e l'altra aletta. Okay. Questo ritardo è direttamente proporzionale alla coppia. In questo modo, in molto molto semplice, riusciamo a misurare la coppia. Diciamo, a differenza di altri tipi di sensori che ci sono nel mercato e che usano gli stensimetri, che sono un po' più come dire, delicati, questo è un sistema molto semplice, anche economico, per misurare in modo preciso la potenza che viene sviluppata dal ciclista. Perfetto, quindi hai il vantaggio di poter, diciamo, abbassare un po' anche il prezzo del ruolo. Non potremmo permetterci un sensore molto costoso. Questa è una soluzione che funziona molto bene, le precisioni ci danno conferma, ma, devo dire, ma è affordabile. Poi si va a montare il gruppo freno, giusto, magnetico, chiaramente. Sì. Fondamentalmente questo è il gruppo freno, qui dentro ci sono due magneti e neodimio molto potenti, e questo è un motore che li sposta avanti e indietro. Okay. Quindi, a seconda delle necessità, questi due magneti si avvicinano al volano, il disco di alluminio che è sul volano vede più o meno campo magnetico e di conseguenza frena di più o di meno. Certo. Diciamo che poi sta all'elettronica a gestire il motore per riuscire ad avere questo posizionamento come chiaro, se tu richiedi più wattaggio, quindi i magneti si avvicinano e esatto, esatto. Okay. Poi c'è la scheda elettronica, che comunque oggi è importante in tutti quelli che sono i rulli di ultima generazione. Quindi... sicuramente tutti i rulli interattivi hanno una scheda elettronica. Diciamo che il cuore è questo microcontrollore. Qua c'è il programma che gira e che è un po', diciamo, dove risiede l'innovazione, dove risiede la tecnologia. È questo quello che ha fatto una serie di calcoli, per esempio su certi rulli che senza OTS lui deve tener conto di quanto il freno, scaldandosi, perde efficienza e quindi compensare, piuttosto che gestire la connessione con i vari dispositivi. Sappiamo che per esempio il giusto ne ha, può permettere una doppia connessione Bluetooth, quindi deve gestire la connessione con due dispositivi, potrebbe essere. E questo invece è il modulo radio che invece gestisce la parte radio, appunto qua c'è un'antenna e quindi questa parte qua. Però diciamo che il know-how è tutto qui dentro. Ok, quindi la complessità non è tanto nell'hardware della scheda, ma negli algoritmi che esatto. ci stanno dentro. E mi dicevi appunto che quasi quasi sono più complicate nei rulli senza misuratore che in quelli con misuratore, perché calcolano più... Sì, dicevamo appunto. Quelli con misuratore la potenza arriva dal sensore ed è semplice. Quegli altri rulli senza, io devo preoccuparmi di tutta una serie di aspetti variabili che vanno a inficiare la misura, certo. Per cui bisogna tenerne conto. Perfetto. E poi si arriva alla parte più ingombrante, pesante, anche sì. Quella più visibile dall'esterno, che è il volano. Sì, questo è un volano molto grosso, diciamo un peso di 6 kg, diciamo il peso è molto importante, ma non solo il peso. La forma del volano è importante, meglio largo e stretto piuttosto che piccolo e largo, perché riesce a immagazzinare molta più energia. Un altro aspetto molto importante è il rapporto che c'è tra quanto gira la ruota o la puleggia e questo. Più riusciamo a farlo girare velocemente, più riesce a immagazzinare energia. Ed è quell'energia che poi mi dà la rotondità di pedalata, soprattutto in salita. Okay. Per cui questo è un aspetto, c'è un ingranaggio interno che moltiplica. C'è una cinghia, sì, okay. Con un rapporto, in questo caso sul giusto è 12, nel senso che per ogni giro della ruota questo fa 12 giri. E quindi è un aspetto molto importante per avere una buona rotondità di pedalata. Quindi al contrario di come si pensa, cioè non è solo il peso che fa la fluidità, la rotondità, ma tutta questa serie di aspetti. Sì, esatto. Perfetto. Un'altra cosa importante sono, diciamo, il profilo aerodinamico di questi elementi.
Sappiamo che la silenziosità del rullo è un aspetto importante per molti utenti e quindi nel tempo abbiamo cercato di migliorare sempre di più anche questo aspetto. Questo giusto, in questo modello appunto abbiamo ulteriormente migliorato questo aspetto e lavorato su questi profili, quasi come fosse un aereo, permettimi, per ridurre ulteriormente il rumore. Okay. E quindi anche questo è qualcosa in cui bisogna stare attenti in fase di progettazione. Certo. E praticamente poi il rullo viene completato, prima di arrivare all'imballaggio c'è però tutto il controllo, diciamo, e la calibrazione, vero? Esatto, noi abbiamo sviluppato un sistema in cui l'operatore mette il rullo e un programma controlla tanto se funziona correttamente e fa tutta la calibrazione. Nel senso che il sensore è preciso, ma per ottenere le precisioni che poi riusciamo a fornire dobbiamo essere calibrato. Quindi con uno strumento di misura a bordo macchina, che è molto molto preciso, riusciamo a misurare effettivamente quanto frena e aggiustare quella misura che fa il sensore nostro. E quindi il processo è leggermente diverso in base anche al tipo di rullo che... Sì, si adatta a ogni singolo rullo e il processo cambia. Il risultato è sempre quello di ottimizzare il più possibile la misura della potenza. Ok, e ultima cosa, ho visto in azienda c'è anche un reparto controllo qualità in cui si fanno altri test che però non sono sui prodotti finiti, giusto, ma sui componenti e sullo sviluppo del rullo, quindi per controllare qualità e che sia tutto, diciamo, in linea. Sicuramente tutti i componenti che arrivano qua sono controllati, okay, per verificare che siano conformi alle specifiche che abbiamo dato, in modo che quando arrivano qua sulle linee di produzione non ci troviamo sorprese. La stessa roba più o meno si fa anche con i rulli non interattivi, non elettronici, in cui facciamo un controllo campione per verificare che tutto sia in ordine e che funzionino come ci aspettiamo. Ok, e chiudo chiedendoti dei numeri, cioè più o meno quanto dura la catena, diciamo, di montaggio, quindi dai componenti al prodotto finito, e quanti rulli riuscite a produrre più o meno in un giorno? Allora, sì, quanti ne facciamo e quanto dura dipende da quanto vogliamo farne, nel senso che queste linee produttive sono dimensionate a seconda dell'esigenza, ok? Perché magari possiamo mettere più operatori, farne di più, e quindi in questo momento questa linea è dimensionata per circa una quarantina di minuti a pezzo e ne facciamo un centinaio al giorno. Perfetto. A seconda delle esigenze può cambiare. Sì. Chiaro, e magari anche leggermente in base alla complessità dei componenti. Assolutamente. Ok. Bene, io direi che concludiamo qui. Spero che questo viaggio all'interno di come viene fatto un rullo vi sia piaciuto, sia stato interessante. Ringrazio Gaetano, ringrazio Elite, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a bicidastrada.it.